Consacrazione nei più grandi musei italiani per il critico d'arte Luca Nannipieri, che sta tenendo nelle sedi museali nazionali più importanti le sue conferenze sull'arte. Con l'autore ne discutono illustri mercanti e fondazioni d'arte, la Fondazione Mazzoleni, la Fondazione Rubi, Francesco Boni e Francesca Sacchi Tommasi. In questo suo ultimo libro, Capolavori rubati, affronta il mondo dell'arte in una chiave insolita, ovvero attraverso non quei dipinti che tutti oggi possiamo ammirare, ma quelli che non ci sono più perché sono stati rubati, depredati, saccheggiati. La storia dell'arte si può raccontare attraverso le presenze, attraverso le opere che ci sono, ma si può anche raccontare attraverso le assenze, le opere che sono frutto di saccheggi, spoliazioni, cancellazioni, violenze. In fondo è un po' come la nostra vita, si può raccontare la nostra vita attraverso le persone che ci sono accanto, ma si può anche raccontare la nostra vita attraverso le assenze e le persone che non ci sono più, che però hanno avuto anche loro una loro presenza e sono presenti a loro volta, anche senza confortare il nostro quotidiano vivere con il palpito del loro cuore. E la storia dell'arte è complessità, e tra queste complessità della storia dell'arte, alla fine della storia degli uomini, rientra il fatto che i capolavori non siano soltanto oggetti di amore, ma siano anche oggetti di bramosie, di invidie, di depredazioni, di saccheggi, e quindi di bramosie di acquisto, di vendita lecita ma a volte anche illecita. Quindi fa tutto parte del grande calderone della complessità dell'uomo, e un critico d'arte, uno storico dell'arte deve mettere a fuoco, deve infilare le mani dove la vita brucia. Perché consiglierebbe di leggere il libro Capolavori rubati di Luca Nannipieri? Allora, infatti, come un po' anticipato in conferenza, sicuramente la primissima cosa, che adoro questa parola, è la riflessione, perché comunque sia Luca racconta di questi, ovviamente, di questi furti planetari conosciutissimi, però è proprio attraverso il suo racconto di questi furti che ci porta a riflettere su tutta una serie di cose che generalmente rimaniamo sulla superficie un po' di un racconto e non andiamo a approfondire. Quindi questo è quello che mi ha molto colpito, e che soprattutto ormai è diventata anche un po' un'abitudine andarlo a rileggerlo prima di addormentarmi, per poi legarmi a qualche altro libro del perché, del per come, insomma, attraverso altri testi che lui ovviamente mette come riferimento, come note biografiche, e quindi assolutamente sì. Noi abbiamo sostenuto in questi anni la protezione di oltre 85 siti archeologici, musei, biblioteche, diciamo esempi del nostro patrimonio, quindi c'è un impegno concreto. C'è un'attività molto importante di editoriale con volumi specifici su quello che è il nostro patrimonio, le necessità di protezione, e c'è un'attività importante anche nelle scuole e nelle università, perché al di là delle tecnologie bisogna proprio riuscire a creare una sensibilità che porta al rispetto del nostro patrimonio. Noi abbiamo un patrimonio immenso, ma abbiamo anche una grande responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Dobbiamo conservare, tutelare e proteggere questo patrimonio, perché così facendo tuteliamo, proteggiamo anche noi stessi e la nostra storia. Io credo che invece ci siano dei giovani talentuosissimi. Stasera ho sottolineato la presenza di molti ragazzi in sala, e credo sia la cosa più bella che io ho visto stasera qui dentro, perché essere circondati da queste bellissime opere d'arte è senza dubbio importante, però vedere in sala dei ragazzi giovani, attenti, che ascoltano e che poi faranno proprio quello che Luca Nannipieri ha scritto sul libro, credo sia invece un dato fondamentale. Lei ha citato un grandissimo artista, Tano Festa, che affermava che in realtà ogni artista è un ladro. Sì, ogni artista è un ladro. La ragione è semplicissima: perché un ladro? Perché tutti gli artisti si rubano tra di loro le idee e poi oltretutto riescono anche a farsi pagare. Però Tano Festa diceva anche una cosa più bella, dice: l'arte è universale e dirompente, è come un colpo di pistola che squarcia il buio e spezza il silenzio.
Le conferenze di Luca Nannipieri approderanno poi in altre prestigiose sedi, come i Musei Capitolini a Roma o il Mambo, il Museo d'Arte Contemporanea di Bologna. Verranno affrontati i casi più clamorosi di furti di opere d'arte e il grande tema dell'arte in relazione alla complessità del male.